Eccoci. Eccoci, ciao, come stai? Tutto Ciao a te. Aspetta che bene? sistemo tutto a posto. Non riuscivamo a vederti prima, quindi abbiamo interrotto, ci siamo ricollegati, ma adesso ce l'abbiamo fatta. No, ma non mi era arrivata la notifica del live. Ah, Vabbè, vabbè, fa siamo qua. niente, dai, tanto siamo qua, va bene. Come Allora, va? parliamo di turismo perché è proprio il tuo pane. Anche proprio da quando ho disannunciato la diretta con te, le domande che sono arrivate sono state parecchie, Mi fa molte. piacere. E, sì, ovviamente è un pubblico di utenti, quindi di consumatori di turismo che si stanno ponendo moltissime domande. Alcune chiaramente ad alcune delle quali tu non potrai darci una risposta perché non dipendono direttamente né da te né dal No. turismo, ma da quello che deciderà il governo in base al coronavirus. Però la prima domanda che ci fanno tutti è: si andrà in vacanza quest'estate? Devo rispondere con il cuore o con la testa? Allora, Come vuoi. diciamo che spero di sì, speriamo di sì, che di trovare un modo, sicuramente ci sarà modo di farlo, voglio assolutamente essere ottimista da questo punto di vista. Certo è che tutte le varie informazioni allarmistiche che circolano sui plexiglass sulle spiagge o sul Plexiglass sui voli aerei non aiutano certamente a infondere, come dire, fiducia e voglia di muoversi quest'estate. Quello che posso dirti è che ho visto diversi sondaggi fatti anche con campioni molto importanti. Quello più importante che ho visto è quello di Voyage Pirate francese, 30.000 intervistati, se non ricordo male. Poi ne abbiamo fatto uno anche noi con Officina Turistica. E abbiamo visto che più o meno i risultati sono abbastanza simili, cioè il 60, 65, 66% delle persone intervistate dice che vuole tornare a viaggiare il prima possibile. Questo è un buon segnale per tutti. Ovviamente ci sono due situazioni da prendere in considerazione. La prima è che dovremo per un periodo temporaneo, speriamo il più breve possibile, ma che comunque sarà tra i 6 mesi ed un anno, fare i conti con tutta una serie di limitazioni. La distanza sociale, il fatto che le persone non potranno comunque stare vicine, dovremo portare dei dispositivi di protezione e questo a catena provoca una serie di impatti. Ti faccio una serie di esempi semplicissimi. Pensa alla spiaggia. Che cosa Sì, succede no, in spiaggia? non ci penso perché la seconda domanda appunto è proprio questa, in realtà che viene a ruota, no? Intanto chiedono se la cosa del plexiglass è vera oppure è solo Verissima. un'immaginazione, è No, no, davvero no. È verissima, è un concept di un'azienda italiana. ed Se è non sbaglio, stato Romagna. approvato? No, l'ho approvato, nel senso, loro l'hanno proposto per gli stabilimenti balneari dicendo questa è una soluzione. La cosa assurda è che approvato non c'è niente di approvato. Sono appena state rilasciate delle linee guida e le aziende iniziano a capire come fare. Quindi tra le sanificazioni. Io so che le persone devono avere una certa distanza, almeno che non ci sono delle barriere. Ecco che un'azienda propone la barriera di plexiglass. Ovviamente non credo che ci siano degli stabilimenti balneari che prendano in considerazione la barriera di plastica, in spiaggia o al ristorante, però è sul mercato, quindi ci sono aziende che la propongono. Ma tu pensa anche delle cose piccole, la colazione a buffet. La colazione a buffet per un po' ce la dovremo scordare. È impossibile immaginare una colazione a buffet in un hotel o qualsiasi tipo di buffet compatibile con le norme sanitarie che sono state appunto rilasciate dall'OMS o comunque annunciate dal governo. Impossibile. E così via. Difatti, si dice che questa sarà un'estate di seconde case per chi ce l'ha o di noleggio di case in cui fondamentalmente cambi scenario, però rimani in un ambito di persone che quantomeno già vivono con te o amici stretti, che per il turismo è una cosa relativamente buona. Allora, è una cosa buona fino a un certo punto, sì, almeno cerchiamo di recuperare un pezzettino di mercato che è quello italiano,
Non è una cosa buona per tanti altri segmenti perché tu stai in casa, ma comunque non potrai andare ad un concerto, o comunque dovrai andarci in maniera molto limitata, non potrai muoverti sui mezzi pubblici, quindi ci saranno tante macchine che si muovono. Ieri sentivo le notizie, le ipotesi sulla riattivazione dei mezzi pubblici a Milano. Parlavano la metropolitana che riduce del 90% la capienza, quindi da 1500 persone si passa a 100. Non vorrei essere in te, insomma, la prossima settimana se ti devi muovere Io ho una con... Vespa e serenamente con quella mi muovo da anni, perciò non credo che cambierò la mia cosa. Però non ti nego che, per esempio, mio figlio che va a scuola, eravamo sempre stati contrari, però abbiamo detto che quest'anno è monopattino elettrico, i mezzi pubblici preferibilmente no, in questo momento. Questa è una delle cose. Assolutamente. La seconda domanda che è arrivata subito a cascata è: ma le prenotazioni, se dovessimo prenotare, vengono rimborsate? E se sì, con che tempi? Perché credo che questa cosa qua a livello psicologico sia davvero importante, la possibilità eventualmente di cancellare il proprio viaggio senza pagare delle penali. Allora, qua ci sono due punti di vista. Il punto di vista del viaggiatore che deve assolutamente sentirsi tutelato e il punto di vista degli operatori che in qualche modo devono riuscire a tenere viva l'azienda. Quindi il Certo. consiglio che do io è informatevi bene su quali sono le policy, quindi i regolamenti sulle varie prenotazioni che state facendo. Ci sono le più grandi compagnie aeree che in questo momento hanno, sto pensando a Lufthansa ad esempio, ho visto quella, ma KLM ho visto anche quella, che stanno dicendo che tutte le prenotazioni in questo periodo saranno modificabili. Quindi una cosa che prima si pagava cara, adesso è inclusa nel biglietto. Non ho ancora capito se i biglietti costeranno di più. Secondo me sì, ci aspetterà un periodo in cui per la riduzione dei posti e questa flessibilità che dovranno offrire, i biglietti costeranno molto di più e viaggiare in aereo sarà molto più complesso da tutti i punti di vista, anche perché ci saranno meno persone in aeroporto, no? Esatto, perché la grande discrimine non è soltanto salire nel mezzo aereo, il grande Arrivarci. problema è l'hub, cioè nel Arrivarci. senso, non so se hai presente cos'era Malpensa nei periodi di punta, e insomma mi sembra anche che siamo molto indietro, per esempio, rispetto ad altre realtà. Ieri sera parlavo con Benedetta Benassi che vive a Hong Kong e lei mi raccontava che loro, memori della SARS, dell'esperienza SARS-MERS che hanno avuto, hanno comunque controlli per la temperatura da 10 anni e ce l'hanno sempre questa cosa qua, i bioscanner, i controlli della Esatto, temperatura. bravissima. È esattamente qua dove ci può aiutare la tecnologia, perché rendere l'esperienza in aeroporto con meno frizioni possibile, l'unico aiuto che possiamo avere oggi è un uso estensivo della tecnologia. Quindi scanner di temperatura, scanner biometrici per passare senza avere i controlli del passaporto umano, quindi in modo da essere più automatici e automatizzati possibile nel passaggio mantenendo le distanze di sicurezza. Finivo il concetto di prima del Sì. rimborso, che è importante. Per quanto riguarda gli alberghi, moltissimi hotel rendono possibile la possibilità di prenotare in maniera libera, non pagando nessuna caparra e annullando per un certo periodo, o altri di annullare a fronte di dei voucher. Ecco, questo lo trovo molto etico anche nei confronti dell'imprenditore alberghiero che invece di così non perde completamente i soldi, ma in qualche modo il turista non perde completamente la vacanza, ma si lascia un credito che può essere utilizzato anche in seguito. Ecco, questo è un meccanismo secondo me molto interessante, tanto che alcune catene lo hanno anche sfruttato. Best Western ha lanciato qualche giorno fa i travel bond, in cui si compra adesso, come dire, si fa un'apertura di credito al brand e poi si viaggia quando sarà possibile e sta andando anche bene. Questo è molto interessante e, come dire, trova un punto di contatto tra entrambe le esigenze. Ascoltami Mirko, lo Stato che cosa sta facendo? Perché a un certo momento, credo 2 giorni fa, Non ti sento bene. No, sto scherzando. no, perché credo di aver letto che sarebbero stati erogati dei voucher vacanza, una cosa del genere. Solo che qua c'è un grosso problema di percezione psicologica, cioè la vacanza è considerata un
in questo momento un bene di lusso, è quasi impronunciabile ed è pazzesco, no? Perché comunque ci vive un intero settore che garantisce una parte del PIL italiano. Però mi sembra che da questo punto di vista si stia facendo un po' poco, lo dico io, non te lo faccio dire No, allora, è assolutamente una situazione paradossale. Si sta facendo pochissimo e non c'è, si sta facendo quelle misure, diciamo, che sono state fatte per tutte le aziende, che sono misure in generale, da imprenditore, ti dico assolutamente insufficienti e ma neanche paragonabili a quello che può servire veramente per il tessuto imprenditoriale. Il mondo del turismo poi ha delle specificità che non vengono minimamente prese in considerazione, ma da nessun punto di vista. E questo è triste. L'ultimo discorso che ha fatto il Presidente del Consiglio 2 sere fa, in diretta, tutti si sono stupiti che ha nominato per la prima volta dall'inizio della crisi la parola turismo. Non aveva mai nominato la parola turismo e ha detto faremo qualcosa anche per non ci dimenticheremo del turismo che è dal 13% del nostro PIL anche il 15% se consideriamo la filiera estesa. Punto. Questo è. Vabbè, dai, Poi. della scuola dei bambini non ha detto nulla, è andata già No, ecco. bene. Ecco. Senti, ma allora, due cose vorrei dire. Noi viviamo in un luogo meraviglioso, pieno di arte e di bellezze. Siamo un po' seduti veramente, come dire, in una vasca d'oro. Però molto spesso diciamo che i servizi offerti da molta parte dell'hotelleria e della ristorazione non sono così in linea con quelli che magari trovi da altre parti, in luoghi meno belli, meno fighi, però dove c'è un'attenzione al cliente e anche un utilizzo della tecnologia molto più spinto sulle prenotazioni, sui servizi di concierge, eccetera. Potrebbe essere anche un momento di ripensamento da questo punto di vista Lo sarà. Lo dell'imprenditoria italiana. sarà per forza, quando ci sono anche qua diverse considerazioni. Quando una destinazione turistica è particolarmente matura, cioè vive di rendita, senza fare nomi, pensate a tutte quelle in cui si associano normalmente l'overtourism, dove c'è tanto turismo di massa, tipicamente l'esperienza, la qualità dell'esperienza scende, ma è normale perché è una questione della domanda e dell'offerta, è una questione che comunque io l'hotel lo riempio, a Certo. prescindere della qualità, sarò sempre pieno e dovrò mandare via le persone e questo mi porta ad una distorsione di percezione, dico perché devo investire, tanto in ogni caso sono pieno. E questa cosa porta. Il lato B di questa cosa è esattamente l'opposto, quindi le destinazioni che stanno crescendo, nascendo, emergenti, investono molto invece sulla qualità dell'esperienza perché devono attirare i viaggiatori. Una pandemia cambia tutto, perché fa tana libera tutti, si resetta, si riparte e, come dire, ci saranno diversi morti sul campo, ne sono assolutamente, parlo di morti, purtroppo morti veri, ma anche di morti di aziende turistiche sul campo e tanti dovranno ripensarsi anche alla luce di questi nuovi scenari. Sicuramente ci sarà bisogno di innalzare gli standard, non solo di qualità, ma anche di sanificazione, Bravo, di di sicurezza. Perché esatto, una di delle variabili pulizia. sulle quali, esatto, pulizia e sicurezza, una delle variabili sulle quali decideremo se andare o non andare in un luogo di vacanza sarà quanto sarà sicuro, almeno io da utente, la mia percezione, finché non trovano un vaccino, questo è, Lo credo. sarà. E credo che sarà così. Ho altre due Vai, vai. domande. La prima è, secondo te, quando è che torneremo a volare? Davvero? Quanto tempo ci vorrà per ritornare? No, secondo me si potrà volare abbastanza presto, non è questione di quando. Il problema è che vorremmo volare con le condizioni attuali, perché non ho ancora capito effettivamente cosa succederà. Leggendo un po' e documentandomi, ho visto che le grandi compagnie annunciano che i prezzi saliranno molto. Le compagnie low cost, d'altra parte, non si capisce, c'è chi dice che faranno sconti eccezionali per volare, ma secondo me è esattamente l'opposto. Sarà impossibile, insostenibile volare. C'è chi dice che è la fine delle low cost questo periodo, con tutto quello che comporta.
Quindi si tornerà a volare, dovremo aspettare la normalità. La normalità avrà bisogno di tutto il 2021. Probabilmente tutto il 2021 e la prossima estate. Guarda, io, questa è un po' la legge del contrappasso, no? Lo scorso anno ho preso, lo so che è anche una cosa non molto sostenibile, ma per fortuna, purtroppo viaggio molto per lavoro, ho preso 52 voli. Ecco, essere chiuso in casa è abbastanza traumatico. Quindi torneremo a volare, Sì, ma però ci ci vorrà vorrà un... del tempo, anche perché adesso, anche volendo volare, sono moltissimi i paesi nei quali dove Esatto. se arriva comunque c'è una quarantena che ci aspetta, specialmente da italiani. Considera che Schengen è anche chiuso, Esatto. quindi non puoi neanche muoverti in Europa. Mi sembra che la parte del sud-est asiatico sia ripartita, però la parte che riguarda l'America è completamente ferma, e gli Stati Eh sì. Uniti è completamente ferma, quindi mamma mia che situazione. E quindi c'è anche chi è molto contento di questa cosa, perché comunque l'inquinamento del pianeta è generato in parte anche dai voli aerei e da un turismo troppo massivo. Magari sarà anche un modo per Vero. ripensare un nuovo modo di viaggiare. Verissimo. Allora, sicuramente c'è già un movimento in Nord Europa importante legato a questo. Ci sono intere fette di popolazione alto spendenti in Norvegia, in Svezia, che considerano volare ormai uno shame e viaggiano usando mezzi più sostenibili, tipicamente il treno, mettendoci magari 2 giorni a raggiungere la stessa destinazione che avrebbero raggiunto in volo, ma è quasi un vanto il fatto di muoversi senza produrre una quantità così elevata di CO2. E questo movimento, legato a un viaggio più sostenibile e a meno impatto ambientale, si sta espandendo. Come sempre, parte dal nord Europa, ma poi cresce. Ti dico anche un'altra tendenza che mi ha molto stupito, me l'ha parlato Silvia Moggia qualche giorno fa. Una Mastercard ha lasciato una nuova carta di credito, Black, cercatela, che non ha limiti di spesa, quindi una carta luxury modello American Express, no? Che tu puoi, costa tantissimo. Che però ti blocca solo al raggiungimento di un determinato numero di chili di CO2. Quindi quando il tuo impatto sul mondo raggiunge un certo livello, tu non puoi spendere più. Che Ma che è bellissimo. meraviglia! È Sì, bellissimo. però siamo sicuri che il treno sia così meno impattante rispetto all'aereo? Sì, cioè. Lo è. Il treno è impattante perché al momento in cui lo costruisci, però poi dal singolo viaggio è tipo un ottavo, un quinto, cioè veramente non c'è neanche paragone. Dall'impatto reciproco. Credo che però lo stesso tipo di problemi di distanziamento che ci sono per gli aerei ci saranno anche per i treni, Assolutamente sì. visto che insomma, sono chiusa in casa dal 23 di febbraio, quindi non so che cosa succede là fuori, però mi immagino che sia così. C'è un'altra Lo cosa è. della quale non si parla molto, e sono tutti i viaggi organizzati. No, perché sembra che parliamo sempre di viaggi super luxury o viaggi in cui vai da soli, invece io sto banalmente pensando ai viaggi della parrocchia, i viaggi dei ragazzi a scuola con le gite, i viaggi degli anziani che partivano, cioè su quelli, caput, finito. Io credo che per quest'anno sì. Sì, per quest'anno non sarà possibile per vari motivi, a meno che poi non escano delle linee guida un po' più, come dire, lassive che ti permettano di dire invece di stare in 56 in un bus, ci stai in 20 e ti muovi magari con 2 bus. Questa cosa comunque, se tu ci pensi, ha anche un impatto, cioè si sta parlando. Ho letto che le persone torneranno, quando inizieranno a rimuoversi per andare al lavoro, useranno molto più la macchina di prima. Quindi pensa Eh anche sì, che cosa a Milano comporterà stanno questo. pensando di riaprire l'area C, Certo. e questo è chiaramente un grosso problema, perché se è vero lo studio che hanno pubblicato, che dice che il particolato prodotto dallo smog è un veicolo per il coronavirus, si è messi malissimo, come dire, ecco.
Non è bella la situazione, soprattutto a livello psicologico, perché eravamo comunque abituati, anche grazie al low cost, poi alla sharing economy, eravamo abituati che per noi viaggiare era una cosa normale. Assolutamente. E adesso ritornare ad avere dei confini così pesanti è davvero difficile. Io credo che in questo momento bisogna sostenere assolutamente l'Italia, perciò se ci sarà la Anch'io. possibilità, insomma, io continuo a dirlo anche perché siamo pieni di posti meravigliosi, la speranza è che non vengano alzati i prezzi a dismisura, no? Perché Non è un credo po' la sarà così, paura. non credo sarà così, anzi, io ho paura dell'effetto opposto, perché quando non c'è offerta, quando non c'è domanda, molto spesso gli albergatori abbassano il prezzo per fare appunto arrivare la domanda, e questo però è una dinamica, capisco che è interessante dal punto di vista del viaggiatore, ma è una dinamica distruttiva per la destinazione, perché abbassi la qualità. Aumenti distruggi la concorrenza, e questa cosa non porta mai un turismo di qualità. Quindi, secondo me, sarebbe già ottimo, un ottimo segnale se non ci fosse una grossa variazione di prezzi, e sarebbe un ottimo segnale. Vedremo anche questa è una mia opinione, che ci sarà come dire, un maggior interesse nel mondo alberghiero rispetto a quello, ad esempio, di Airbnb o di case in affitto, per un semplice motivo: perché tu vai in una casa in affitto, non hai la certezza della sanificazione, ad esempio, mentre nel mondo hotel è qualche certezza in più dovresti averla, se non altro perché sono molto più controllati. Quindi questo aspetto potrebbe essere una nuova, come dire, ripresa del mondo anche alberghiero, piccolina, perché non compenserà mai quello che manca dall'estero, che per noi è Certo. una fetta super importante. Sì, senza contare il fatto che molte delle persone che abitano in Italia in questo momento, magari i dipendenti, hanno già speso le loro ferie, perciò rischiano di Eh sì, ritrovarsi eh sì. senza averne di ferie, quindi è un momento particolarmente delicato. Volevo parlare con te dell'hackathon che state organizzando proprio Sì. per Abbiamo fronteggiare, fatto per una trovare pazzia. delle soluzioni. Dai, raccontaci C'è. cos'è. Cioè, velocemente, ci è esploso in mano. Abbiamo pensato di fare con degli amici un hackathon. Un hackathon è una maratona in cui inviti una serie di persone, di innovatori, a ragionare su delle idee e proporre delle soluzioni. La cosa bella è che all'hackathon si lavora normalmente per un tempo. Gli hackathon fisici che abbiamo fatto anche qualcuno noi qualche anno fa, erano 24 ore, si lavorava anche tutta la notte, quindi tantissima energia. Litri e litri di Red Bull, caffè, birre, e lavoravamo tutta la notte, centinaia di persone, a trovare delle soluzioni. Bellissimo. Abbiamo provato a mutuare questo modello e a farlo online, proponendo un Hack for Travel Industry. Il sito è www.hacktravel.org, e abbiamo invitato tutti gli innovatori d'Italia, siamo già 800 iscritti, a ragionare su tre grandi tematiche: il mondo dell'ospitalità. Quindi il mondo del turismo, sia alberghiero che extraalberghiero, il mondo delle destinazioni turistiche, quindi come una destinazione si deve muovere adesso, un ente del turismo, un convention bureau, che cosa deve fare, deve stare fermo, comunicare con cosa, eccetera. E il terzo è il mondo del musei e cultura, che è nella nostra destinazione Italia uno degli aspetti più rilevanti delle motivazioni di viaggio. Questa cosa è piaciuta molto. Abbiamo un premio speciale al Pitour che fa un premio da 10.000 euro, quindi diciamo l'idea più che ha un impatto maggiore secondo al Pitour nella filiera del turismo viene premiata con 10.000 euro. Un premio fatto anche da Enit, che è l'ente nazionale del turismo in collaborazione con il Ministero, di 7.000 euro, più tutta una serie di altri premi. E questo per un'iniziativa nata dal basso, senza scopo di lucro, assolutamente community driven, fatta la notte con un po' di amici, beh, sta molto, molto figo. È molto figo, anche perché magari da queste cose nascono poi delle soluzioni che magari anche se non sono applicabili subito lo saranno dopo e poi comunque continui a fare networking e a parlare dell'argomento che credo sia molto molto necessario. Credo che i musei Assolutamente. si siano mossi molto bene rispetto agli altri in questo momento. Ho visto moltissime iniziative, hanno comunicato davvero bene i musei. Beh, mi fa un piacere, sì. Domani sera vogliamo fare una cosa su Facebook con Patrizia Sproni, proprio per capire come si sta muovendo il settore della cultura e dei musei, e
e per reagire in questo periodo temporaneo post-Covid. Avevo letto che gli Uffizi stanno già pensando, cioè sono già pronti praticamente per riaprire tramite il distanziamento e hanno fatto anche proprio una bellissima opera di trasferimento delle opere nello spazio, in modo tale da poter guidare il percorso all'interno del museo e credo che questo sia comunque un dato importante. Io ho dei ricordi abbastanza angoscianti di dei vari musei italiani dove c'era troppa gente, era difficile entrare senza dimenticarci le code all'esterno, ma Sì, perché assolutamente. Anche qua la tecnologia aiuta molto. Tu immagina dotarsi di un sistema di prenotazione. Noi stiamo lavorando a dei progetti, ad esempio, con dei musei per fare dei chatbot che ti permettono di prenotare la visita, andare, entrare senza fare la coda e essere informato. Se c'è, cioè, è abbastanza semplice la tecnologia a disposizione e c'è tutta, non c'è da inventare niente, si tratta solo di applicarla. A Helsinki è già così, quando sono andata qualche mese fa abbiamo prenotato tutti i musei direttamente da app e quindi era già, cioè tu arrivi, bello sciolto, entri, dice voglio Esatto, entrare. tra l'altro regoli anche il numero di persone, no? Così, perché tu sai quante ce ne sono dentro e non fai entrare fino a quando non sono uscite. Quindi è più semplice che gestire, ad esempio, le persone in un treno. Ed eviti anche il distanziamento al desk d'ingresso, per esempio, che è anche un momento di Eh grande sì, folle, di grande caldita. assolutamente. Mamma mia, mesi, un anno fa mi sta dicendo Eh sì, la Laura eh sì. che era in vacanza con me, hai ragione, un anno fa. Un'altra era. Come vola il tempo. Fammi vedere se ti ho chiesto tutto quello che ti dovevo chiedere. Sì, vabbè, la sicurezza che resta il tema fondamentale. Si potrebbe stare a parlare delle ore. Abbiamo deciso di tenere le dirette di mezz'ora perché sennò le persone si stufano e tanto ci sarà modo Magari ne faremo sicuramente. un'altra più avanti, vi raccontiamo anche le idee che vengono fuori dall'hackathon, se Bravo, volete. bravo. Così ci raccontate che cosa c'è di nuovo. Intanto complimenti Ma per la figurati. bellissima iniziativa e dai, forza che ce la facciamo. Grazie. Grazie Grazie a tutti. Mirko. Ciao a tutti, Ciao, a presto. grazie. Ciao.